condannato ad almeno 15 anni di reclusione, ma potrebbe anche non essere mai liberato, dichiarato il giudice che ha emesso la condanna. John T. Braver, 18 anni, è stato riconosciuto colpevole dalla Criminal Court di Londra di tentato omicidio ai danni di un bambino francese lanciato dal decimo piano della galleria d'arte Tate Modern di Londra. Il bambino ha riportato gravissime ferite, si è rotto la spina dorsale, le gambe e le braccia, cadendo per 30 metri. Il fatto è avvenuto il 4 agosto 2019. In una lettera i genitori del bambino scrivono: gli atti commessi contro nostro figlio da questo individuo sono indicibili. Le parole non possono esprimere l'orrore e la paura che le sue azioni hanno suscitato in noi e in nostro figlio, che ora si chiede perché è in ospedale. All'epoca del fatto John T. Braver si trovava in cura presso i servizi sociali di Londra. Gli era stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico e un disturbo ossessivo-compulsivo e della personalità. In tribunale ha dichiarato di aver sentito delle voci che gli dicevano che doveva fare del male o uccidere delle persone e che voleva dimostrare alla polizia di avere un problema di salute mentale.